Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Neko in Game. Sono le 6 del pomeriggio di martedì 6 febbraio 1945. Ormai è arrivato il Steam from momento the di train andare alla rises in stazione the horizon. ferroviaria If e I falter now, Anders might be taken away cercare from di me forever. liberare Anders. Soldato, pronto per andare in pattuglia? Sì, signore. Se va alla fabbrica? Non più, a quanto pare il vecchio ha ridotto le pretese quanto alla sicurezza. Rimarremo in servizio alla stazione. Ci siamo. Devo salvare Anders prima che sia troppo tardi. Anche gli altri vorranno il mio aiuto. Ma il tempo a mia disposizione è limitato. Già. Il treno era in orario. Gerda. Peter, stai bene? Quei porci nazisti mi sono stati alle costole per un pezzo, ma sono riuscito a seminarli. Merda. Non posso credere che quei bastardi abbiano arrestato Mid. Gliela faremo pagare. Questo è certo, ma non perdiamo di vista l'obiettivo, Peter. Ascolta, Larsen. A quanto pare la resistenza non ti piace molto. Del resto, neanche tu piaci a lui. Ma Peter sarà sempre lì a ricordarmi che Anders era uno dei nostri. E sembra che tu non abbia molti alleati nemmeno nella tua stessa fazione. Provo pietà per te. Senza contare che siamo a corto di personale. All'improvviso, Svend sembra svanito nel nulla. Immagino che tu sappia perché siamo qui. Colpiremo il treno diretto a sud, quello che trasporta le munizioni. E Anders? Se riusciremo a farlo evadere, tanto meglio. Ma daremo la precedenza all'obiettivo principale per la nostra causa. Ma mi hai promesso di usare parte dell'esplosivo per liberare la Anders. Senti, coso, La missione è più importante dei singoli individui. Ma Anders non è un individuo. Sentimi bene. Ma che cazzo stai dicendo? In ogni caso, lo scoppio potrebbe permettergli di scappare. I prigionieri sono a bordo della prima carrozza dopo la locomotiva. Ma non sappiamo dove siano le munizioni. Vogliamo che tu scopra su quale carrozza si trovano e quando lo saprai, appoggia questa bottiglia accanto alla carrozza, così sapremo dove colpire. Altrimenti faremo saltare la carrozza più vicina ai prigionieri. Cosa? Perché? Li usano come ostaggi. La carrozza delle munizioni deve essere vicina. Se non altro, l'esplosione aprirà un buco nella carrozza di Anders e lui potrà fuggire. E se non resterà ferito nello scoppio. Avanzeremo verso il treno quando causerà un diversivo. Se riuscirai a ritardare la partenza del treno diretto a nord, avremo maggiore copertura. Livia mi ha chiesto di scoprire quale carrozza contiene le munizioni. Non mi piace per niente, ragazzi, questo piano. Allora, Reinhardt. Sta fumando una sigaretta. Ma guarda. Non sarei venuta a ostacolarmi, vero? L'ultima cosa che mi occorre è un'infermiera ficcanaso che mi rovini i piani. Ah, ma lasciami in pace. Volentieri. Ma non invischiarti in nulla di troppo pericoloso, eh? È un peccato che tu oggi non sia venuto al mercato. Quei poveri contrabbandieri del nord avrebbero avuto la possibilità di cavarsela. Reinhardt ha chiesto ai suoi uomini di sparare ai contrabbandieri venuti da Copenaghen. Meglio non lasciare tracce. E, se solo tu avessi fatto qualcosa, del resto, cosa ti avrei successo? Porca puttanaccia. Jacob tira su col naso, parlottando tra sé. Gerda, figliola cara, vedo che sei venuta alla stazione.
Non me l'aspettavo, ma forse il Signore ti ha illuminato. Esther e Sofia aspettano di salire a bordo del treno dei rifugiati provenienti dalla Germania, diretta a nord. Forse potresti aiutare. Temo di non poter fare altro. Abbiate cura di voi, pastore. Che Dio ti protegga. Beh, stiamo salutando tutti praticamente. Qui c'è Torben che scruta all'interno dell'ufficio postale con aria preoccupata. Gerda. I condannati nazisti mi hanno finalmente rilasciato, ma si sono tenuti il mio camion e si sono presi il permesso di trasportare merce. E ora come farò a lavorare? A ogni modo, se sei qui per vedere Anders, dovresti correre al binario. Non rimane molto tempo. Possiamo parlare più tardi. Ciao Torben, ciao. Temo che le nostre strade si dividono qui, Larsen. Scommetto che rimpiangerete la mia relativa gentilezza, per così dire. Era l'ultimo prigioniero, signore. Eccellente. Prima partirà questo treno e meglio sarà. Anders è salito a bordo. Devo tirarlo fuori da lì. Entrambi i treni sono quasi in partenza. Devo scoprire cosa posso fare per causare un dispersivo in stazione. Già. Devo tenere a mente che posso usare il sottopasso per raggiungere il lato opposto della stazione. Allora, vediamo, La pattumiera trabocca di carta straccia è decisamente infiammabile. Basta un solo fiammifero per dare alle fiamme questi giornali, ma forse non è il momento migliore. I suoi occhi iniettati di sangue vedono a malapena i soldati davanti a lui. Ah, cosa diavolo volete da me? Ne ho abbastanza di voi e del modo in cui vi impicciate delle faccende altrui. Posso parlare con mio marito? Quel dannato traditore? Assolutamente no. Con un po' di fortuna non lo rivedrete mai più vivo. Che bastardo. Soldato, tenete d'occhio quei dannati ribelli. Vado a controllare le altre guardie. Sì, vai, vaffanculo. Il suo volto sembra costantemente torvo. Ho sentito parlare di voi. Vi aggirate per la città facendovi beffe di noi soldati. Vi suggerisco di allontanarvi dal treno. Il tempo scorre. Vediamo qua. Orologio ferroviario. Il treno di Anders partirà tra pochi minuti. Conduce dall'altro lato della stazione ferroviaria. Vai, andiamo. Sembra che Esther sia quasi salita sul treno dei rifugiati provenienti dalla Germania. Quelle devono essere le carrozze ferroviarie che Liva e Peter vogliono colpire. Capotreno è impegnato a controllare i documenti. Il capotreno potrebbe ritardare un po' la partenza del treno. Questo offrirebbe copertura all'azione della resistenza e darebbe più tempo a Esther e Sofia di salire a bordo, ma il treno rischierebbe di essere investito dall'esplosione. Domando scusa, senti, sì, cosa c'è? Potete ritardare la partenza del treno? Ok. Serve più tempo per far salire tutti questi rifugiati. Non posso ritardare di molto, ma qualche minuto non sarà un problema. Il treno diretto a nord è in ritardo. Ottimo. Ah, ecco Esther. Non si allontana da sua figlia mentre osserva la... Oh, ciao. Se per te è lo stesso, preferisco mettermi in fila insieme a mia figlia. Addio. Cazzo, sono modi questi, scusate, ma non è possibile, ma... Ma dimmi te. La rifugiata sgomita per controllare come procede la fila. La fila è bloccata da un pezzo. Perché ci vuole tanto? È incredibile. Proviamo, ma... Oh,
al diavolo, nessuno può mantenere le forze dopo aver viaggiato senza sosta per 5 giorni, abbandonando la propria città in rovina. Ma io non capisco, ragazzi, ma siamo venuti anche... Cioè, siamo venuti apposta per salutare Esther e Sofia, stia chiaro, ma per liberare Anders. Però, visto che ci siamo presi il disturbo di andare a salutarli, e lei ci molla così. Mi sono offeso, Esther. Ho fatto un cazzo di casino per recuperare quei documenti falsi, per aiutare tua figlia con la tosse, eccetera. Ragazza giocherella tra sé, annoiata. I treni partiranno presto, voglio sentirli fischiare. Se avessi un fischietto correrei in giro fischiando anche se non ci fossero treni. Questo potrebbe essere un buon diversivo per dopo. Voglio sentire i fischi. Sì, ma non abbiamo il fischietto. Non c'è fretta. La pazienza è una grande virtù. Ma io voglio aspettare la ragazzina prova a fischiare. Ma riesce solo a soffiare attraverso le labbra chiuse. E dopo posso recuperarlo un fischietto. Il fischietto che porta appeso al collo scintilla nella luce fioca. La stazione ferroviaria oggi è un manicomio. Fatemi indovinare, anche a voi serve a qualcosa? Non abbiamo le parti di radio. Che ne dice di quel fischietto? Perché volete il mio fischietto? Mia nipote ne desidera uno. Ce la facciamo. Meglio di no. Ci manca solo che qualcun altro si metta a fare baccano in stazione oggi. Niente, niente fischietto, ragazzi. È impegnato in una conversazione piuttosto accesa con il suo collega. I treni diretti a nord sono stracolmi. Come faremo a trasferire tutti questi rifugiati? Dobbiamo solo avere pazienza. Andrà tutto bene. Ah, suppongo che tu sia qui per dire addio ad Anders. Se non altro, quando lui partirà, tu sarai finalmente al sicuro. Ti serve qualcosa? Hai una chiave della stazione? Devo occuparmi di alcune cose. So di non poterti trattenere dal fare ciò che hai deciso di fare, se non altro, così causerai meno trambusto. Non la lascio mai a nessuno, perciò assicurati di portarla quando hai finito. Mi consegna la chiave e per un attimo mi stringe la mano nella sua. Fai attenzione, intesi? Ok. Il fischio, il treno diretto a nord partirà tra 5 minuti, 5 minuti alla partenza. Allora, abbiamo la chiave. Qui non c'è altro. La presenza di Wolfgang alla stazione renderà soltanto le cose più difficili. Mi chiedo come potrei allontanarlo. Ah, Gerda, immagino che siate qui per dire addio a suo marito. Naturalmente le nostre tragedie personali vengono dopo le esigenze dello Stato. Ma spero che il vostro addio sia stato dolce per quanto possibile. Posso aiutarvi? Margit è qui. Vi sta aspettando sulla strada. Dice che dovete parlare. Detesto immischiarmi, ma sembra piuttosto nervosa. Ma posso biasimarlo. Ultimamente le cose si sono ingarbugliate. Andrò subito da lei. Spero solo che non sia tornata a casa dopo aver aspettato tanto al freddo. Grazie, Gerda. Ecco, vattene a fanculo. Ok, lui se ne va. E non ce lo leveremo dei piedi per un po'. Mi dispiace, bimba, ma niente fischietto, eh. È andata. Saliamo dall'altro lato. Qui possiamo mettere... no. Sta parlando col soldato accanto a lui. Avete visto Reynard che si aggirava tra le carrozze ferroviarie? Piuttosto sospetto, non credete? Già, sembra anche più agitato del solito. Scommetto che ha in mente qualcosa. Queste due guardie sembrano avercela con Reynard. Potrei distrarle in modo che lo perdano di vista. Ti avvicini. Domando scusa, sbaglio, stavate parlando di Reynard. Lo conoscete? Non mi fido di lui. Non è lui a vendere merci di contrabbando? Guarda cosa ho trovato vicino al posto di guardia. Qualcuno ha qualcosa in mente. Fatemi dare un'occhiata. A quanto pare devo preoccuparmi dei veri criminali che ci sono qui. I due soldati che sospettavano di Reynard ora sono meno convinti di dovergli stare addosso. Vabbè. Ecco che il capotreno fischia, il treno diretto a nord è in partenza, i passeggeri sono pregati a salire a bordo. Ci siamo, ora ci serve un diversivo.
Qualsiasi trambusto che causerò attirerà l'attenzione delle guardie nei faraggi. Devo scegliere con cura. Quel bidone dei rifiuti prenderebbe fuoco facilmente. Un incendio distrarrebbe le guardie. Alla peggio posso sempre chiedere a Irsa di far suonare l'allarme della stazione. Per forza, ragazzi. Per forza questo. È pieno di vecchi giornali. Se lo incendiassi sarebbe un diversivo molto efficace. Vai. Spero che questo attiri la loro attenzione. Dovrei allontanarmi prima che si estenda. Ho dato fuoco a un bidone dei rifiuti. Allontaniamoci. Oddio, che succede? Presto, accorrete, serve un ossequio. Santo cielo, c'è un incendio. Ah. Vabbè, è un piccolo incendio, ma... Ma cosa diavolo succede? È la mia occasione. Voi cani tedeschi pagherete per questo. Ora basta, canaglia, tra poco si parte. Un po' di disciplina preventiva vi renderà più docili. Scommetto che sarete degli agnellini dopo aver assaggiato il calcio del mio fucile. Verrò lì dentro e ti darò una lezione. Ecco Reinhardt. Su questo treno ci sono molte meno armi di quanto la gente si aspettasse. Bisogna fare qualcosa. Ehi Reinhardt, che cosa hai in mano, eh? Fateli affari tuoi, vecchio bastardo. Ora basta, ne abbiamo abbastanza dei tuoi loschi affari. Se scopro che stai tramando qualcosa, ti arresto. Forza, andiamo. Il treno ci permetterà di avvicinarci senza essere visti. Non c'è tempo da perdere. Ecco, adesso piazzano l'esplosivo. Chi è? Che cosa combinano laggiù quei due? Merdaccia. Bene, andiamo, vecchio. Se mi avvicina, ora saremo sul treno, Sofia. Sì, mamma. Un momento, signora. Questo treno è quasi pieno ed è riservato ai rifugiati tedeschi. Sei una rifugiata tedesca? Certo. Staremo a vedere. Oh no. Chi dovrei aiutare? Anders, ovviamente. Non ne posso più di voi topi di fogna. È ora di insegnarvi le buone maniere. I prigionieri vanno visitati da un medico. Signora, non si fanno visite mediche alle bestie dirette al macello. Non esistono cure che possano salvare questi disgraziati. Non avete motivo di restare qui. Questo è un trasporto di prigionieri. Non avete già sparato abbastanza? Per la miseria, sono prigionieri. Fidatevi di me, signora. È meglio ricevere una pallottola che andare dove sono diritti loro. Ora lasciatemi tornare al mio lavoro. Ma il vostro compito non è preservare il carico? Gli ufficiali non si arrabbierebbero se i prigionieri all'arrivo fossero troppo malconci per lavorare? Io, maledizione, va bene, ma non li tratterrò nei guanti. Ancora una parola e assaggeranno il calcio del mio fucile. Volete chiedermi qualcosa o preferite rimanere qui a starnazzare? Questo è difficile. Allora, questo ragazzi, anche voi avrete delle persone care. Lasciate che saluti la persona a me più cara. Va bene, ma fate presto. Potrebbe essere la mia ultima occasione per parlare con lui prima che si scatti nel caos. Anders, Anders, riesci a sentirmi? Sì, tesoro. Spostati verso la testa del treno. Sarà più sicuro. Ma in caso di collisione o deragliamento, non ci saranno collisioni. Oh, capisco. Bene, signora, ora basta parlare. Andatevene da qui. Il tempo sta per scadere. Posso raggiungere solo un'altra persona. Lì va, ragazzi, andiamo da lì. Il tizio li ha visti.
quei due stanno combinando qualcosa. Il treno fa un rumore strano. Si sente qualcosa che sbatte, è un gorgoglio. Maledizione, avevo detto a quegli stupidi di pulire bene il fumaiolo. Vado a sistemare la faccenda, per un pelo. Vediamo cosa trasporti, Levati di in mezzo, finirà a pulire la trena per un mese. Abbiamo ricevuto ordini direttamente da Star. Dobbiamo controllare chiunque non sia in servizio, incluso te. Ma sono esplosivi, consegnameli subito. Oh, tu provaci a... Ma che cazzo? Vai, tuo bastardo, portiamolo via da qui. Va bene, ma occhio non premere il grilletto per sbaglio. E niente, cosa se ne va, l'hanno arrestato. Sti cazzi, che se ne frega. Saliamo sul treno? Voi due dovete venire con me, subito. Esther è stata catturata dai nazisti. Niente, Esther è andata a fanculo. E ragazzi, oh. Il treno diretto a nord è in partenza. Cioè, noi siamo qui per liberare Anders. Oh no, Esther e Sofia non sono riuscite a salire sul treno. Sti cazzi. La bomba è stata posizionata, filiamocela da qui. Merda, ma è quel bastardo della Gestapo stare. Facciamo il giro. Abbiamo fatto il possibile per aiutare Sofia e Esther. Ma... non potevamo fare altro. O loro o Anders. Merda. E così? Non avete abbastanza armi. Cosa ci fate qui? È vietato avvicinarsi a quel treno. Signora, allontanatevi. Questi sono criminali pericolosi. Non ti permetteremo di ostacolarci. Fuori dai piedi. Ecco, morto, andiamo. La stai accanto. Un momento. Quindi voi siete la feccia che terrorizza questa città, facendosi beffe dalla Gestapo. Siete stati fin troppo a lungo la mia spina nel fianco. Le bombe stanno per esplodere. Indietro. Boom! Sembrano tutti intontiti dall'esplosione. È la mia occasione, devo raggiungere Anders. Anders, riesci a sentirmi? Sì, tesoro. L'esplosione ha sventrato la carrozza del treno. Oh, Anders. Anders, stai bene? Io sto bene. Allora andiamo, dirigiamoci verso il bosco. È andata, ragazzi, è andata. Anders, tu. Stai bene. Sto bene, non fermarti. Io ti seguo. Ci stanno cercando. Non fermarti. Non guardate indietro. Sì, ma se ci fermiamo, cazzarola. Andiamo. Mi sa che non finirà bene. C'è un bivio. Da che parte andiamo? Qua. Un altro bivio. Qua. Mi sono persa? Sono così stanca. Ma io non lo so, ma non so dove sono. Ma scusate. Non sono mai stato qui. Credo che forse è la strada giusta. E speriamo. Anders, ti prego, alzati. Mi dispiace. È esausto e sul punto di un mancamento. Ti prego, devi alzarti. Non possiamo restare qui. Hai ragione. Halt! Ma cazzo, è ancora vivo questo coglione? Ferma! State alla larga da noi.
Sta sanguinando. Sembra che si raggama la pena in piedi, come ha fatto a seguirci fino a qui. Larsen, ovviamente, siete voi. Come ho potuto essere così cieco? Ovviamente alle origini di tutte le disgrazie ci siete voi. Ogni volta che in città si è verificata una tragedia, voi eravate sempre nei paraggi. Credevo che vostro marito fosse la chiave per estirpare il crimine in questa città. Invece, a quanto pare, per tutto questo tempo era la mogliettina a menarmi per il naso. Adesso basta. Al diavolo le scartoffie. Al diavolo il protocollo. È tempo che io faccia giustizia personalmente e che liberi questa città dalla vostra presenza una volta per tutte. Per favore, mi arrendo, ma lasciate andare Gerdi e Gerda, mia moglie. Lei non c'entra nulla con questa faccenda. È un po' tardi per questo. Vi prego, non un altro passo, o sarà l'ultimo. In meno di una settimana, qui si è scatenato il caos. Avete idea della gravità di ciò che avete fatto? Il suo volto ora è bianco come la neve, non si reggerà in piedi ancora a lungo. Devo fare in modo che continui a parlare. Parli della città, parli di suo figlio, parli della Germania nazista, parli della sua ideologia, parli di suo figlio, vai. Pensate a vostro figlio, a cosa ha passato. Non gli sarebbe accaduto nulla di tutto questo se non aveste instillato in lui una visione romantica della guerra. Lo avete trascinato nel fango di una nazione occupata. Henry che meritava forse questo? Come osate parlare di lui? È troppo difficile. Non so ancora quale sarà l'eredità che lascerò io, ma so cosa lascerò a voi, la violenza di Stato. Noi lasceremo in eredità la gloria, siamo i successori del Sacro Romano Impero e l'Impero Tedesco, dell'Impero Tedesco. Voi siete invidiosi della nostra gloria, per questo volete fare del male ai nostri figli, ma io vi fermerò. Sembra ancora più furibondo di prima, devo farlo parlare ancora. Parli della Germania nazista. A cosa servirà la nostra morte? Sta il mio servo allibito, poi esplode in una risata cattiva. Che razza di domanda è? Ci proviamo, non abbiamo altra scelta. È andata male, il popolo resterà sempre agli oppressori. Credete davvero che finirà con noi? Forse no. Ma tu non sei altro che le erbacce con cui ogni agricoltore deve fare i conti, perché i semi possono dare i frutti. Eccolo, ora basta. È tempo che paghiate per i vostri crimini. No! Anders, oddio no! Devi scappare. Io non ti lascio. Oddio, quanto sangue. Anders. Ti imploro, Gerdi, non puoi restare qui. Provi a sollevarlo. È troppo pesante, non riesco a... Gerdi, no. Devi andartene da qui. No, non senza di te. Ti prego. Non voglio che tu muoia. Tu devi vivere. Anders. Anders. Ti prego, svegliati. Non risponde. No. Non puoi morire adesso. Mancava così poco. È morto, ragazzi. Anders è morto per le ferite riportate. And just like that, it all ended. Ed è così che è finita. Ho corso finché ho potuto, ma correre significa andare avanti. Non si può cambiare il passato. Alla fine due contadini mi hanno accolta e nascosta dai nazisti. Nelle ore di veglia non pensavo ad altro che alla morte di Anders. Ero stata così vicina a salvarlo. Pensavo al futuro che avevamo pianificato insieme e a come i nostri sogni fossero stati cancellati in un istante. Se solo avessi avuto più tempo. Se avessi agito diversamente, sarebbe ancora con me. Sono trascorsi mesi e il 4 di maggio la Danimarca si è finalmente liberata dall'occupazione tedesca. Ma la guerra non è finita in quel momento. I collaboratori nazisti sono stati rinchiusi in campi. Le spie sono state giustiziate dalla resistenza e molte persone sono finite al processo per alto tradimento. Eppure con il tempo la vita è tornata come prima.
Sono rientrata a casa, la nostra casa era ancora come io e Anders l'avevamo lasciata, salvo per le tracce della presquisizione. L'ho rimessa in ordine e ho avuto la sensazione che il tempo non fosse passato davvero, come se fosse stato un brutto sogno, ma in ogni angolo si annidava un fantasma del passato a ricordarmi ciò che era accaduto e chi avevo perso. I always assumed Leva would return to the big city after the war. Il destino di Olivia. But every now and then I see her wandering. Ho sempre pensato che dopo la guerra Leva sarebbe tornata nella capitale, ma ogni tanto la vedo girarsi per le strade di Tingleth mentre passa in rassegna i siti delle sue sconfitte. Mormora fra sé, pensando ai suoi fallimenti e a come le cose sarebbero potute andare diversamente, senza un nemico da combattere, ha perduto la sua ragione di vita. Non posso fare a meno di provare pietà per lui. Livia non ha raggiunto i suoi obiettivi. Peter. Dopo essere fuggito dalla stazione, Peter sembrava svanito nel nulla. Mi chiedevo spesso dove fosse finito, finché un giorno sentito alle mie spalle una litania di volgarità. Non ho potuto trattenere il sorriso aggirandomi e ho visto Peter. Smunto ma ancora vivo. Aveva fatto ritorno a Tingleth e stava portando un carico di pezzi di ricambio per automobili nella sua officina. A giudicare da come bestemmiava, invece che banali attrezzi, sembrava stringere tra le mani dei nazisti. Peter è sfuggito alla Gestapo, che... Stahl è morto in quella fredda notte d'inverno, difendendo un sistema che era già al collasso. La sua ideologia lo ha reso feroce. Non riesco a immaginare come una persona possa diventare così, ma voglio credere che le generazioni future impareranno da questa guerra orrenda e che non commetteranno gli stessi errori. Come si possono dimenticare tempi così bui? E vedete, da gioco la situazione è degenerata. Margit mi ha scritto di dirmi che negli ultimi giorni di guerra Wolfgang è tornato in Germania e si sentiva moralmente obbligato a consegnarsi agli alleati insieme ai suoi uomini. Era un soldato orgoglioso, intrappolato in un sistema che sfruttava il suo orgoglio. In un altro tempo e in un altro luogo avrebbe potuto imboccare un cammino diverso e lui e Margit avrebbero potuto essere felici insieme. Ok, è sopravvissuto alla guerra. Esther, ragazzi, mi tremavano le mani mentre scrivo queste parole. Il dolore è immenso. I corpi di Esther e Sofia sono stati identificati al campo di concentramento. Ma dai, ma come? Ma mi dispiace. Anche se non sappiamo come siano morte, erano insieme alla fine. O la piccola Sofia è morta da sola, spaventata, mentre sua madre periva in una cella in lontana. Sono stati a un passo da riuscire a fuggire. Avrei potuto fare qualcosa in più. Esther è stata catturata, la situazione è degenerata, Esther è morta. Una tragedia proprio. Non posso dire di aver mai compreso Reinhardt. Era un egoista a cui non importava del male che poteva causare. Era anche un uomo astuto, cauto, che non si gettava a capofitto nel pericolo se non era certo di guadagnarci qualcosa. Tuttora non capisco perché ho agito come ho agito alla stazione. Cosa lo ha reso così imprudente e nervoso? Non ho idea di cosa gli sia accaduto dopo l'arresto, ma a giudicare dal modo in cui i nazisti trattavano i prigionieri, suppongo che abbia fatto una brutta fine. Reinhardt è stato arrestato alla stazione ferroviaria. Sappiamo solo questo, non sappiamo se è ancora vivo. Helgot Vestergaard ha richiesto una visita a domicilio. Lamentava dolori al petto, ma il suo cuore sembrava in piena salute. Suppongo che il dolore dipenda da cause ben diverse, che neppure il suo immenso patrimonio potrà curare. Di recente ha ricevuto una ridicola multa di 2.000 kroner per aver collaborato con la forza di occupazione, eppure le terre su cui ha messo le mani illecitamente non possono... non sono state restituite ai contadini, scusate. Ne sono state chiuse
e le sue fabbriche. Nulla gli è stato confiscato, questa multa non gli peserà affatto e le persone che ha danneggiato non vedranno un soldo. Vestergaard ha mantenuto il suo patrimonio, Vestergaard non ha distratto le guardie alla stazione. Margit non esce quasi mai di casa, quando lo fa la gente la evita oppure le grida contro improprie. Solo perché si è innamorata dell'uomo sbagliato. Ogni tanto, quando il padre non c'è, vado a trovarla, ma ormai è quasi un'eremita. Mi auguro che l'amarezza non abbia la meglio su di lei, mentre si aggira in quella dimora solitaria in attesa che la città la perdoni. Margit non si è resa indipendente dal padre. Jacob, domenica scorsa in chiesa ho parlato con il pastore. Con sua somma tristezza, in pochi frequentano la messa e al caffè dopo la funzione non si ferma quasi nessuno. Danesi e tedeschi sembrano incapaci di condividere lo stesso spazio. Gli ho suggerito di avere pazienza, la città ha bisogno di tempo per guarire. La situazione è degenerata. Ragazzino. Dopo la morte del padre, Heinrich ha lasciato Tinglev con sua madre e i due hanno fatto ritorno alla loro città d'origine, in Germania. Li ho visti partire col treno, il ragazzo indossava un'uniforme della gioventù hitleriana, appena stirata, e faceva il saluto nazista a ogni soldato che incontrava. Quella scena mi fa tremare per il futuro. Possibile che, anche dopo la morte di Hitler, dei ragazzini credano ancora alle sue folli idee? Heinrich è rimasto diffidente. Oggi ho visto Charlotte al mercato. Gli altri abitanti della città si comportavano come se fosse lì e faticava ad attirare l'attenzione dei venditori. Non riesco a rivolgere la parola a qualcuno che ha collaborato con le forze di occupazione, non ancora almeno. Ho cambiato il lato della piazza, ma credo che mi abbia visto. Poi ha lasciato il mercato, con la sporta piena soltanto a metà. Charlotte è rimasta leale alla Germania. Midde, Marie. Giovedì scorso sono stata alla locanda. Midde era là, dietro il balcone. Sembra la stessa di sempre, si tiene occupata, serve birra e scherza con gli avventori. Ogni tanto però il suo sguardo si perde nel nulla. Dura solo qualche istante, ma il periodo trascorso dentro il campo ha lasciato il segno. Mi chiedo quanto ci metterà a guarire. Certe cicatrici non si rimarginano mai. Harald. Dopo la morte di Harald, la clinica ha chiuso i battenti e io ho dovuto iniziare a effettuare visite a domicilio in bicicletta. Il consiglio civico sta cercando un nuovo dottore disposto a riaprire la clinica. Mi chiedo se sarà un tedesco o un danese e se la città avrebbe una preferenza. Dopo la guerra, papà è stato internato al campo insieme ai tanti padri di famiglia della minoranza tedesca e ha supportato volontariamente le forze di occupazione, facendo appello al mio coraggio. Una volta sono andata a trovarlo. È stata dura vederlo rinchiuso lì, ormai fragile. Non posso dimenticare chi ha sostenuto l'ideologia che ha devastato la nostra città. Abbiamo così poco da dirci ormai. La nostra relazione si è guastata. Ed eccoci qua. La nostra cittadina sonnacchiosa è stata lacerata dalla guerra. E persino io, un'infermiera, mi sono sporcata le mani di sangue. Come molti altri, ho agito per interesse personale. Credo di salvare me stessa e le persone a me più care. Ma ci sono riuscita soltanto a scapito della nostra comunità. La morte ha lasciato un segno a Tinker. Quanto ci vorrà perché le ferite della guerra si rimarginino? Sofia è stata catturata, la situazione è degenerata. E Anders è morto. Per oggi può bastare. Dicembre 1945. Dovrei dare da mangiare ai polli. Sono rimasta solo io ormai. La copertina malconcia porta i segni dell'anno appena trascorso. Ho quasi finito le pagine, dovrei comprarne uno nuovo. Che tristezza, però. Ho già ricevuto svariate offerte per la casa, un bel appezzamento di terreno. Persino il signor Vestergaard ha tentato di comprarlo.
giornale. Tutto sta tornando come prima. Gli angoli sono un po' rovinati. Bagagli pronti, sarà bello passare il Natale con la mamma a Copenaghen. Questo posto risveglia troppi ricordi. Dov'è? Dov'è? Cosa? Il coperchio è ben chiuso. Cosa stiamo cercando? Vediamo, qui è praticamente vuoto. Presto dovrò riempirlo di nuovo. Un momento, c'è qualcos'altro qui dentro. Un ricordo del passato. È sempre stato qui. Doveva essere molto di fretta. Anders, che sciocco. Sembra il camion di Torben. Cosa ci fanno lui e Peter qui? Ciao Gerda, è bello vederti. Anche per me. Ne è passato di tempo, vero? Davvero, cosa ti porta qui? Io e Torben volevamo sapere come stai, se va tutto bene. Siete gentili a preoccuparvi, ma sto bene, davvero. Già. È quello che pensavamo, ma se dovessi avere bisogno di aiuto con la fattoria, ecco, sai dove trovarci. Non resterò qui ancora a lungo. Vuoi vendere la fattoria? Questo posto risveglia troppo brutti ricordi. Giusto, sta cambiando tutto, alcune cose sembrano cambiare persino in meglio. Guarda il nostro Torben, finalmente farà la sua proposta alla bella Irsa. Ah, ma è magnifico, Torben. Sono convinta che dirà di sì. Ci ho messo quasi un anno a trovare il coraggio. Non so davvero cosa ti preoccupasse tanto. E se non ti ha ancora lasciato andrà tutto bene. Non è motivo di preoccuparti. Spero tu abbia ragione. Ma certo che hai ragione. Sapevi che questo tonto aveva l'anello pronto già in tempo di guerra? Potevi perderlo. Non scherzare. Dovresti vederlo, è davvero un bel anello. Coraggio, Torme, mostra l'anello che offrirai alla tua bella. Va bene, va bene. È un semplicissimo anello d'oro con dentro una scritta. I legami profondi portano a... Questo anello ha qualcosa di familiare. Oh no. Nell'ufficio di Stahl. Non può essere lo stesso anello che mi ha mostrato lui, giusto? Davvero Torben collaborava con la Gestapo? Cosa succede, Gerda? Non ti piace? Personalmente, comprare un bell'anello mi sembra uno spreco di soldi. Una donna deve amare te, non il tuo denaro. A proposito di regali. Gerda, ho qualcosa per te. Oh, devo averlo lasciato a bordo. Torno subito. Gerda, stai bene? Torben, ho già visto quest'anello. Davvero? Dovrei smettere di bere allora. Non ricordavo di avertelo mostrato. Non l'hai fatto. Me l'ha mostrato Stahl. Oh, io... Ricordi com'era la Gestapo? Sequestrava oggetti, perseguitava i cittadini. Mi ha detto che apparteneva a un informatore. Eri tu l'informatore, vero? Ma deve essere stato un altro anello, allora. Ma quell'iscrizione, guarda io. Come hai potuto, stronzo? Posso spiegare? Io... Tu non capisci? Allora spiegamelo. Hanno scoperto che ero un contrabbandiere. Avrebbero arrestato Irsa. Non ho avuto scelta. Dovevo rivelare qualche informazione. E gli hai detto della resistenza? Come hai potuto fare una cosa simile ai tuoi amici? Si fidavano di te. Che altre informazioni potevo rivelare? E anche tu hai collaborato con l'occupazione. E hai fatto bene, hai protetto Anders. Ma per tua fortuna, da te non volevano informazioni. Sono stato costretto a collaborare con quei mostri. È per questo che non ti hanno arrestato quando ti hanno sequestrato il camion? È per questo che sapevano della locanda? Un uomo come me non ha mai altre opzioni. Perché credi che abbia iniziato il contrabbando?
In che altro modo potevo sperare di sopravvivere a quella dannata guerra? Come potevo cavarmela? Potevi chiedere aiuto. Avevi degli amici. Ah, almeno la metà degli abitanti ti vuole bene. Ma un povero trasportatore come me, quanta gente sarebbe stata disposta a collaborare con me, eh? E non avevo un focolare che mi aspettava. Credevo di averla lasciata sul cruscotto. Tornerà tra poco. Andiamo, Gerda, sai che sono una brava persona. Almeno ho provato ad aiutare Esther. E non conta nulla questo. Immagino di sì. Abbiamo provato entrambi a fare del nostro meglio, nonostante quello che stava succedendo. Deve essere sotto sedile. Gerda, ti prego. Se qualcuno che può capire perché l'ho fatto, se c'è qualcuno che può capire perché l'ho fatto, quella persona sei tu. Ero preoccupato per Irsa. Vabbè. Non sapevo cos'altro fare. Ah, ecco. Gerda, conosci Peter, sai che perde il controllo facilmente. Ma non le dico nulla, dai. Un momento, dove è questo qui? Ho capito. Dovreste avere più fiducia in lui. Non vi perdonerà mai, lo so già. Scusate se ci ho messo tanto. Ti prego, Gerda. Avete l'aria allegra. Cosa succede? Gerda, ti ha riempito la testa di storie spaventose sul matrimonio, Torben. Gerda, ti prego. Sai cosa accadrebbe se dicessi qualcosa? Peter, ascolta. Non importa. Nulla? È solo che è bello vederti di nuovo in giro. Anche per me. Torben rilassa le spalle e legge il sollievo nel suo sguardo. Ho trovato questa all'officina. Peter mi consegna una foto incorniciata che ritrae me e Anders il giorno delle nostre nozze. La teneva sulla scrivania, ma dovresti tenerla tu. Grazie. Torben distoglie lo sguardo dalla foto. Sarà meglio che andiamo. Sei impaziente di vedere Irsa, eh? E il nostro amico non vede l'ora di iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Ci vediamo, Gerda. Buon Natale. Altrettanto. Ciao. Un nuovo capitolo della sua vita, senza alcuna cicatrice della guerra. Sì, posso capirlo, Torben, ragazzi. Ho fatto la cosa giusta. Vero, Anders? Sì, ragazzi, abbiamo fatto la cosa giusta. Abbiamo fatto il possibile. Abbiamo fatto il possibile per salvare Esther e Sofia. Per salvare molte altre persone che abbiamo conosciuto lungo la nostra avventura. Purtroppo ci sono state delle conseguenze anche molto pesanti. E quella più grave è stata la morte di Anders. Potevamo salvarlo? Si poteva salvare? Sì, ragazzi. Abbiamo talmente tante opzioni. Ci sono talmente tante scelte che portano a diverse conseguenze che sì, potevamo scappare insieme, poteva sopravvivere. Forse potevamo evitare di andare alla stazione, far saltare il treno e farlo fuggire così. Forse avremmo potuto utilizzare un'altra strada per liberarlo di galera. Ma le mie scelte mi hanno condotto a questo destino. Gerda purtroppo è rimasta sola con un grande rimorso dentro. Una grande sofferenza. E almeno ha cercato di avere buon cuore nei confronti di Torben. Che sì,
Era un informatore, però non l'ha fatto per proteggere se stesso e la persona che ama, quindi probabilmente anche noi avremmo fatto lo stesso, ragazzi. È stato un bellissimo gioco, mi ha emozionato tantissimo, spero che anche a voi sia piaciuto, ragazzi, perché questi giochi se ne vedono pochissimi di giochi del genere, sono delle piccole perle che raccontano una storia molto drammatica, molto profonda, che ti fa empatizzare tantissimo con i personaggi. Quindi mi ha fatto molto piacere vivere questa avventura nei panni di Gerda. Grazie per aver giocato. Harald è morto durante l'irruzione alla clinica. Ha impedito che la fabbrica esplodesse. Ha impedito che la fabbrica esplodesse. Non hai salvato Anders, ma forse c'era un modo. Esistono tanti finali diversi e scene che non hai affrontato durante il gioco. Prova ad adottare un approccio diverso la prossima volta. Hai anche sbloccato i salvataggi giornalieri. Torna a un giorno specifico per rigiocarlo da capo. Troverai i salvataggi giornalieri dal menu gioca. Ma che bello, ragazzi! Ma è bellissimo! Cioè, mi piacerebbe tantissimo fare una nuova run per compiere scelte diverse, vedere un po' cosa sarebbe successo se avessi compiuto decisioni diverse, ragazzi, perché ci sono davvero tantissimi finali. Cioè, ce ne sono talmente tanti che neanche ti specificano il numero esatto. Esistono tanti finali diversi e scene che non hai affrontato durante il gioco, cioè ragazzi, è una cosa fighissima. È davvero tanto rigiocabile questo titolo. Penso proprio che lo rigiocherò. Magari in live, oppure più avanti inizierò una nuova partita e vi porterò una nuova serie, sempre dedicata a Gerda, magari un po' più veloce, perché è stata molto lunga, soprattutto dialogando così, leggendo ogni dialogo, i tempi si sono un po' allungati, ecco. Quindi magari se dovessi iniziare una nuova partita, mi piacerebbe tanto, magari cercherò di velocizzare un po' di più le cose. Ma questo lo vedremo, ragazzi, anche perché per il momento sono impegnato con altri titoli, quindi è tutto da vedere. Ma ragazzi, fatemi sapere la vostra, io per il momento mi fermo qui. Voi come sempre lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale se vi fa piacere e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!